Un saluto a tutti gli amici di Hardware Upgrade, siamo negli uffici milanesi di LG dove la società ci ha proposto una prova in anteprima del nuovissimo LG G7 ThinQ. Vediamo insieme in questa prima anteprima come si comporta lo smartphone in attesa ovviamente della recensione completa che arriverà nelle nostre pagine nelle prossime settimane. Una delle novità principali di questo LG G7 ThinQ è naturalmente il display, che è un LCD IPS, quindi come il predecessore, a risoluzione 3120x1440 con un aspect ratio di 19,5 noni, quindi fra i più lunghi della categoria. È capace di raggiungere una luminosità massima, secondo i dati dichiarati dalla società, di 1000 nit. Per attivare questa modalità bisogna premere questo tasto qui, che attiva la modalità Boosted e può essere attivata solo in questa modalità. Caratteristica peculiare a sua volta di questo display è la tacca superiore, che viene chiamata in questo caso Second Screen. Può essere nascosta, in questo momento infatti non la vedete perché c'è un bordo nero che copre la notch, ma le notifiche comunque rimangono sempre in vista. L'utente può personalizzare questa modalità o con i bordi smussati per creare un'estetica simmetrica fra la parte superiore e la parte inferiore del display, oppure in questo modo per ricordare appunto la funzionalità dei precedenti dispositivi LG che ovviamente la possedevano. Oppure può massimizzare, diciamo, le dimensioni del display mostrando uno sfondo bianco e la notch, ovviamente il second screen o la tacca, chiamatela come volete, che rimane comunque a vista. Per quanto riguarda il versante fotografico, viene mantenuto l'approccio con doppio modulo posteriore, di cui il primo ha un obiettivo normale, il secondo invece ha un obiettivo ultra grandangolare che aumenta il campo di visione da 70 gradi del sensore principale a 107 gradi, non più 120, perché così vengono ridotte le aberrazioni e le distorsioni che un obiettivo di questo tipo comporta inevitabilmente. Per quanto riguarda i numeri, troviamo due sensori da 16 megapixel, il primo con obiettivo f1.7, quindi estremamente luminoso, il secondo con apertura focale f1.9. Vediamolo in azione per vedere quali sono i vantaggi. Questo è la resa dell'obiettivo principale, mentre in questo caso abbiamo attivato l'obiettivo grandangolare, che consente di ottenere un campo di visione molto più elevato, quindi una panoramica più ampia della scena che vogliamo inquadrare. Ovviamente non manca la fotocamera frontale per i selfie, che è da 5 megapixel ed è abbinata ad un obiettivo f1.9. ThinQ definisce le modalità di intelligenza artificiali che sono disponibili in questo terminale, oltre a quelle per l'ottimizzazione della durata della batteria, che dovrebbe essere del 30% superiore rispetto al predecessore. Troviamo tutta una serie di funzionalità per la fotocamera principale che, attivando la modalità AI Cam, come potete vedere qui in basso, riconosce i vari contesti in cui vengono scattate le foto per attivare o meno diverse modalità di scatto, cioè ottimizzare le impostazioni di scatto in base a quello che vede la fotocamera. In questo caso vediamo che c'è scritto food, perché riconosce un soggetto con del cibo, e qui dovrebbe attivarsi la modalità flower, come vedete qui, perché ha visto dei fiori. Questo permette ad LG G7 ThinQ di essere un ottimo dispositivo punta e scatta sulla carta, ma vedremo ovviamente durante la recensione come funziona in maniera dettagliata questa modalità. Per quanto riguarda l'aspetto esteriore, i dispositivi non sono così diversi. LG G7 ThinQ ed LG G6 vantano, diciamo, le stesse caratteristiche più o meno, nonostante il display del nuovo modello sia di 6,1 pollici, mentre quello del vecchio di 5,7 pollici. Grande cura è stata prestata anche per quanto riguarda l'aspetto dei materiali. Troviamo Gorilla Glass sia sulla parte frontale che sulla parte posteriore, mentre il frame laterale è come al solito in un materiale metallico. LG G7 ThinQ sarà disponibile in Italia a partire dalla fine di maggio, inizi di giugno, ad un prezzo di 849 euro, nei due colori blu e nero. Ovviamente questa è stata solo una prima anteprima, non dimenticate di seguire le pagine di Hardware Upgrade per trovare la recensione di LG G7 e ThinQ nelle prossime settimane. Un saluto e al prossimo video!